Il bilancio di questa stagione, nonostante tutte le difficoltà, è stato molto positivo, sia come squadra. Infatti, pur essendo una squadra molto giovane, siamo riusciti a dimostrare il nostro valore. Purtroppo per questa emergenza non abbiamo avuto la possibilità di portare a casa l'obiettivo prefissato, e cioè la salvezza in Serie B, però sono sicuro che era alla nostra portata. Personalmente invece è stata una bella esperienza in una serie nazionale. La partita più bella di questo campionato anomalo sicuramente per me e forse anche per i miei compagni è stata la vittoria nel derby trentino contro l'Argentario Calisio. Una vittoria sofferta in casa nostra. E c'è da dire però che non hanno avuto la possibilità di prendersi la vendetta in casa loro. Come partita più brutta ricordo spiacevolmente la sconfitta contro Montecchi Maggiore. Sicuramente loro sono una squadra di alto livello e tra i favoriti del nostro girone e non ci hanno permesso di imporre il nostro gioco. L'impatto con la Serie B non è stato facile, sia come squadra che come giocatore. La differenza rispetto ai campionati regionali si vede sia come gioco che come giocatori. Dal punto di vista tecnico si nota sicuramente un alto livello di battute e di muro, principalmente. A Rovereto credo ci possa essere spazio per una squadra di alto livello, anche se esiste la realtà di Trentino Volley. Quest'anno il pubblico ha risposto molto bene e siamo stati molto orgogliosi di vedere tutta questa gente in palestra. Durante questa quarantena il nostro preparatore atletico Andrea Togni ci ha sempre seguiti con schede o con allenamenti virtuali, con pesi fai da te o con materiali base come elastici o palline da tennis. E ora che siamo a giugno, diciamo, siamo più liberi di goderci l'estate. Sul piano tecnico, il money out e la parallela sono i colpi su cui mi sento più sicuro, ma c'è ancora molto da lavorare sulla gestione dei colpi e negli altri fondamentali come il muro. Da piccolo un giocatore fondamentale per me è stato Michael Wiśniarski, dal quale ho copiato anche il numero di maglia. Ora come ora non ho un modello di riferimento, ma mi ispiro a tutte le migliori azioni che vedo. Il prossimo anno mi piacerebbe riprovare a raggiungere l'obiettivo salvezza in Serie B insieme ai miei compagni di squadra.